solo un accenno di Let It Snow di Dean Martin. Ormai insomma siamo in tempo natalizio, pieno anche dentro i nostri palinsesti, ve ne sarete accorti. Però sono le 10:37, 38 minuti in questo preciso istante, in questa prima puntata extra large di almeno due pagine al giorno. Ma insomma, come detto a più riprese questa mattina, siamo all'ultimo chilometro di almeno due pagine al giorno per oggi, per le nostre interviste. Io sono davvero molto molto contento di dare il benvenuto ad almeno due pagine al giorno su RBE a Daniele Aristarco, in collegamento con noi. Ciao Daniele, buongiorno. Buongiorno Francesco. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito per parlare, come facciamo spesso qui ad almeno due pagine al giorno, di un libro, fammelo dire fuori dai denti, un libro prezioso, un libro bellissimo che mi ha scaldato il cuore, visti i tempi che viviamo, scusami la retorica già in partenza, ma insomma di questi libri, di queste storie, di questi viaggi abbiamo assolutamente bisogno. Allora, per chi ci guarda sul canale 87 del Digitale Terrestre, ma anche sul sito rbe.it, per chi ci ascolta in FM o insomma in altri modi possibili, questa è la copertina di Una bella resistenza, un viaggio per l'Italia attraverso storie, incontri e memoria di Daniele Aristarco, pubblicato da Mondadori. Allora Daniele, intanto dicevo, questo è in realtà questo libro e questo incontro è una sorta di fine, se vogliamo, per noi di almeno due pagine al giorno, di una sorta di percorso che abbiamo fatto in tutto questo anno all'interno della mia trasmissione, perché abbiamo parlato di guerra in Medio Oriente, di rigurgiti antisemiti con Francesco Filippi, abbiamo parlato di storia passionale della guerra partigiana con Chiara Colombini, dei pirati delle montagne con Carlo Greppi, che tornerà tra poco perché ha parlato dell'amatissimo Marincola, diciamo, qualche giorno fa sui giornali, di Benedetta Tobagi con la resistenza delle donne, di Silvia Ballester, la sua Sibilla per esempio. Oggi siamo qui con te a parlare di un libro che contiene, dal mio punto di vista, 16 lettere d'amore. Lo dico perché qualche mese fa tu hai scritto su Robinson una lettera d'amore, no? Però questo libro, dal mio punto di vista modesto di lettore come sempre, ne contiene 16 che attraversano l'Italia da nord a sud. Ti sei messo in treno e hai viaggiato per raccontare delle storie, dico bene Daniele? Assolutamente sì. Intanto ti ringrazio anche per il lavoro che stai facendo, che non è affatto cosa scontata. Faccio anch'io, non so quanto è una retorica o quanto è necessario dirsela, insomma, questa cosa, certo. Adesso, cioè, credo che queste storie ci servono, ci serve ricominciare a ragionare su quello che ha vissuto il nostro paese, poi tutto sommato non tanto tempo fa, certo. Perché ci aiuta anche a capire quello che sta accadendo, quello che vogliamo che non accada. Quindi questo lavoro che fai è davvero preziosissimo. Sono onorato di essere tra le voci che hai selezionato. L'onore sì, è mio, insomma, perché questo è un viaggio che racconta anche di partigianeria, della scelta del posto in cui stare, se non sbaglio, Daniele. Assolutamente sì. Guarda, io scrivo libri per ragazze e per ragazzi, ma in realtà ho cominciato a scrivere per i giovani in Francia, non in Italia, dove forse c'è un atteggiamento diverso rispetto a questo. Cioè, in Italia noi tendiamo a dividere molto i discorsi rivolti ai giovani da quelli rivolti agli adulti, mentre invece io penso che le storie possono essere interessanti per i lettori da una certa età in su, se intercettiamo una domanda che si pongono tanto i giovani quanto gli adulti. E secondo me la domanda che ci stiamo ponendo adesso, anche se magari in maniera diversa, è quanto la storia della resistenza è effettivamente attuale, cioè quanto ci serve. E che cos'è che ci insegna? Siccome quando io mi pongo questo genere di domande non do mai nulla per scontato, la prima cosa che faccio è andare in giro a chiedere ai giovani e agli adulti, e mi sono reso conto che molto spesso le informazioni che hanno, che magari nella maggior parte dei casi ricavano o da racconti che hanno ricevuto dalle famiglie oppure dalle notizie sommarie apprese a scuola, insomma erano molto molto approssimative. E soprattutto forse un po' congelate nel passato, quindi tutto il lavoro di tutti gli autori e le autrici che hai citato forse parte anche da questa consapevolezza, cioè che c'è bisogno di ricominciare a raccontare quelle storie e di raccontarle con un altro passo. E la cosa che mi sono chiesto poi è soprattutto: possono essere interessanti queste storie per le ragazze e ragazzi che io incontro ogni giorno a scuola e che nella maggior parte dei casi o non hanno, cioè non sono proprio nati in Italia, oppure sono nati da genitori stranieri che quindi non hanno una memoria personale,
e però tutti e tutte si stanno confrontando con una serie di disobbedienze necessarie. E quindi secondo me quella storia poteva essere in qualche modo anche uno stimolo, no? Un serbatoio, certo, di energie. E l'altra questione è che io giro costantemente per il paese e mi sono reso conto che anche se ormai molti dei testimoni diretti, no, non ci sono più, quindi ci poniamo questa domanda: come si fa a continuare a raccontare questa storia quando non ci sarà più chi l'ha vissuta? Secondo me c'è una possibilità grande nel raccontare le storie, sono i luoghi. Quindi io ho riattraversato fisicamente i luoghi nei quali resta memoria di quella storia e mi sono imbattuto poi in testimoni più o meno diretti, anche ragazzi e ragazze che hanno deciso di portare avanti queste storie, e quindi in qualche modo non sono stato io a cercarle, ma sono state le storie a cercare me. Il libro è organizzato appunto come un viaggio dal nord Italia fino al sud in 16 tappe. In ciascuna di queste tappe io racconto storie che hanno a che fare tanto con il passato quanto con l'attuale resistenza che è nata nel nostro paese e non solo. Ecco, Daniele, dicevi di queste nuove forme di resistenza. È un viaggio questo qua attraverso 16 storie, alcune più conosciute di altre, insomma, bisogna dirlo. Ed è vero, insomma, la sensazione che si ha leggendo questo libro è che in molti casi, seppur tu, insomma, ti metta in treno per andare, se vogliamo, incontro a dei territori, per riscoprire dei luoghi, per trovarli, evidentemente ci sono anche degli episodi. Ovviamente invito i nostri ascoltatori, i nostri spettatori, a prenderlo in mano questo libro, a regalarlo, ma a leggere queste storie, perché ci sono molti casi in cui le storie ti sono capitate davvero addosso, insomma ti sono venute davvero incontro. E l'elemento molto spesso, e che per chi conosce la scrittura di Daniele Aristarco viene confermata perfettamente in questo libro, è l'elemento anche dell'emozione, perché anche tu scrivi, però in molti casi ti fermi a guardare i tuoi interlocutori, che molto spesso sono giovanissimi rispetto a quello che fanno, come i giovanissimi di Firenze che, insomma, fanno qualcosa, diciamo, per dire basta, mai più, diciamo, a episodi di discriminazione e di razzismo, no? Qui gli episodi ti vengono incontro e questo è bellissimo, vuol dire che il paese è ancora vivo, no? Assolutamente sì. Ed è molto diverso da quello che spesso raccontano i media, specie per quanto, certo, riguarda i giovani. Allora, io faccio un esperimento: quando entro in una classe, in una libreria, e ci sono dei ragazzi e delle ragazze, il primo esperimento che faccio, chiedo per alzata di mano quanti tra voi sono stati intervistati da un medium, e non per a margine, che ne so, di l'inaugurazione di un centro commerciale oppure alla fine di una competizione sportiva, e quasi nessuno alza mai la mano. Certo. Eppure i giornali sono pieni di reportage nei quali si parla delle angosce, dei problemi dei ragazzi e delle ragazze. Quindi io deduco che molto spesso questi articoli vengono scritti un po' di fantasia, oppure magari con un campione veramente non rappresentativo dei giovani di oggi. Quelli che io incontro, soprattutto le ragazze che incontro, hanno un'attenzione e una concretezza che li porta a fare dei gesti coerenti con quelle che sono le sfide che hanno individuato. In questo momento, per esempio, è evidente che le ragazze in Italia stanno ragionando su come ridurre effettivamente questa disparità e soprattutto come imporre un linguaggio più rispettoso, certo, e coinvolgente, come posso dire, che sia in grado anche di includere una serie di esigenze. Quindi io incontro ragazze e ragazzi che in Italia stanno facendo delle cose e mi sono reso conto che per fare delle cose bisogna avere delle storie care, cioè delle storie che sono un po' come degli amuleti da tenere in tasca, no? E da sfregare quando magari manca l'energia o il coraggio. Queste storie che ho raccolto, dicevi giustamente, alcune sono note, ma per la maggior parte non lo sono. Non sono nemmeno le storie, per così dire, più importanti o più rappresentative della resistenza. Sono quelle però che mi sono reso conto che aiutano le ragazze e ragazzi a capire che ci sono molti modi possibili di resistere. A me, per esempio, da bambino era stato raccontato che la resistenza era sostanzialmente un movimento organizzato in maniera militare, militaresca almeno, nel nord Italia, e che è durato per 20 mesi e che si è opposto alla liberazione si è opposto alle truppe nazifasciste. Poi, andando in giro invece e incontrando storie, come tu dicevi, alcune non le ho selezionate ma mi sono venute incontro, mi sono reso conto che questa resistenza, questo movimento, questo all'inizio magari questo sentimento che poi man mano si è sempre più organizzato, è nato con la nascita del fascismo, che è stato anche molto diffuso nel sud Italia, che le prime forme di resistenza organizzate sono state
create dalle donne del Sud Italia e che in molti casi è stato espresso anche in maniera non violenta. Quindi ci sono tanti modi di disobbedire, alcuni davvero molto moderni, per così dire, molto vicini alla nostra sensibilità, e quindi anche queste storie minori, in alcuni casi addirittura di protagonisti o protagoniste senza nome, diventano importanti. E l'altra cosa è che questo libro sostanzialmente è un libro di viaggio, è un viaggio nel tempo, perché le storie che racconto sono sospese tra il passato e il futuro, ed è un viaggio nel nostro paese. E lo dico, ad un certo punto secondo me ci sono due tipi di viaggiatori, no? Che si muovono. Ci sono i viaggiatori preoccupati, cioè persone che devono raggiungere una meta, devono farlo nel minor tempo possibile e in maniera efficace, e poi ci sono i viaggiatori curiosi, che sono quelli che si possono permettere anche magari di dare più tempo al viaggio, di incuriosirsi di un dettaglio e seguirlo. Ecco, io questo libro l'ho scritto in questo modo, no? Lasciandomi anche coinvolgere, a volte travolgere dalle storie, e quindi prendendomi tutto il tempo necessario. È un libro che ho impiegato diversi anni, diciamo, a formulare, a circostanziare, anche a trovare quella chiave che tu dicevi. Mi piace molto quello che hai detto relativo alle lettere d'amore, perché secondo me quasi ogni forma di scrittura lo è. Cioè, se noi decidiamo di scrivere non con una preoccupazione, no? Cioè con uno scopo materiale, quando scriviamo effettivamente stiamo sempre lasciando una traccia di noi molto più profonda di quello che immaginiamo, e che si appella alla parte migliore di chi ci sta ascoltando. La parte migliore, secondo me, è quella che è disposta a entrare davvero in comunicazione con noi e magari pure a cambiare idea. Dicevi di, insomma, il viaggiatore, tu dici anche, insomma, di essere un viaggiatore anche scrupoloso, che però in questo percorso sei diventato anche molto più curioso, e quindi il viaggiatore curioso, diciamo, devia, insomma, dal suo percorso principale, perché, insomma, ci sono dei luoghi e delle storie, o quantomeno anche dei panorami a volte, che attirano di più la nostra curiosità. Parlavi poco fa anche di questo libro come una sorta di amuleto. Io lo percepisco anche così, perché bisogna anche bisogna nominarle le cose, perché questo è un libro anche contro la paura. C'è una storia bellissima raccontata all'interno, diciamo, del tuo libro, una delle tante, in cui i protagonisti, che sono anche oggi dei nonni che non ci sono più, raccontano di coraggio e di paura. Questo paese, diciamo, ha vinto la sua lotta anche dal basso contro il nazifascismo, perché non ha avuto paura, perché ha mantenuto quella trincea, correggimi se sbaglio, e quindi questo è un libro importante, perché davvero ogni storia può essere considerato come un amuleto da sfregare nei momenti di sconforto, perché, come ci dicevamo qualche giorno fa, anche prima di arrivare a questo appuntamento, diciamo, di motivi per essere sconfortati ce ne sono tanti in questo paese, no, Daniele? Ce ne sono sempre stati, e tanti più ce n'erano durante la dittatura fascista. Cioè, una domanda che mi fanno spesso, no? Le ragazze e ragazze, quando parliamo di queste storie, mi dicono: ma questi ragazzi, queste ragazze, perché poi per la maggior parte è stato un movimento al quale hanno partecipato proprio i giovani, quei giovani che erano stati, dovevano essere, insomma, abituati a credere, obbedire e combattere, un'intera generazione che non aveva nemmeno la possibilità di alzare la mano e dire non sono d'accordo. È proprio quella generazione lì ha disobbedito, e ha disobbedito mettendosi a rischio, a volte anche rimettendoci la vita. Certo. E allora la domanda che mi fanno spesso ragazzi e ragazze è: ma non avevano paura? No, tu hai parlato della paura, no, come un ostacolo, e la domanda che faccio loro: ma perché voi avete paura della morte? È proprio dei giovani esposti quasi quotidianamente, no? Costantemente a dei rischi. Forse perché è una fase della vita nella quale bisogna sperimentare, ed è inaccettabile per un giovane l'idea che qualcun altro possa decidere se può ballare o meno, se può gioire o meno, se può essere triste o meno. È evidente che in quella stagione ai giovani è stato negato tutto, e quindi tanto più quei giovani sono stati disposti a sacrificarsi. Non era ammissibile per loro bruciare l'intera giovinezza sotto quel peso, quel grigiore, quella chiamata costante alla morte come l'unica soluzione possibile e elevatissima. E allora quello che io penso è che oggi noi non viviamo una situazione così tragica, certo. Eppure i giovani d'oggi stanno soffrendo un grande affronto da parte del mondo adulto. Lo
vediamo anche nella loro sofferenza che è diffusa anche a livello proprio psicologico. Quindi io penso che quelle storie diventano interessanti e diventano degli amuleti, appunto, come dicevi, perché ci dicono che anche in contesti dove, per esempio, alcuni di questi protagonisti erano donne semianalfabete di piccoli paesi dell'entroterra italiano, eppure senza avere tutti gli strumenti culturali, eccetera, hanno saputo benissimo cosa fare, come dice Francesco De Gregori. E che cos'è quindi che, secondo me, la resistenza è in grado ancora di consegnare? Voglio dire, anche proprio come energie intellettuali. Secondo me la lezione fondamentale, e io questo l'ho capito stando, cioè parlandone con le ragazze e con i ragazzi, è che c'è una parte dentro di noi che è l'umano e che ci parla e resiste in maniera molto chiara. Cioè noi sappiamo benissimo che cosa è giusto fare tra aiutare una persona o non aiutarla, tra chinarci di fronte a chi sta male e non farlo, tra calpestare gli ultimi e provare invece no, a fare qualcosa. Lo sappiamo. Qual è il momento nel quale interveniamo? Qual è il momento nel quale decidiamo di fare qualcosa perché davvero, davvero cambino le cose che riteniamo ingiuste? Ecco, la resistenza è stato questo, è stato un momento nel quale l'umano, che viene prima degli studi, prima no, della riflessione politica organizzata, ha agito. Poi, per essere efficace, si è dovuto organizzare. La resistenza è anche questo, no? È stato il desiderio da parte di tantissimi ragazzi e ragazze di cambiare le cose e la comprensione che per farlo davvero bisogna organizzarsi. Quindi questi due passaggi, secondo me, sono quelli sui quali le ragazze e ragazzi sono chiamati a ragionare e che sentono molto vicini. Bisogna organizzarsi perché there is only so much can be done, c'è ancora, tu scrivi nel tuo libro citando qualcun altro, c'è ancora molto da fare. Però mi piace un altro elemento, perché insomma ovviamente quando si parla di queste cose il tempo ovviamente ci è nemico, perché manca già pochissimo alla fine di questa bellissima conversazione, perché anche qui bisogna dare nome ai sentimenti, perché così come tu scrivi nel capitolo dedicato al diavolo a Germano Nicolini, no? E a sua moglie, alla prova d'amore di sua moglie, l'amore è resistente, l'amore è resistenza. Ci sono tante declinazioni che partono, come dire, dal cuore che batte, scusami la retorica, ma tanto insomma voglio dire, questo serve, in questo caso è funzionale la retorica, l'amore è resistente, è resistenza e permette di superare i timori e le paure, e la dimostrazione anche nel capitolo di Germano Nicolini, che è un uomo resistente, un uomo retto, diciamo, che fa di tutto per come dire, per recuperare la giustizia intorno anche alla sua attività, è fondamentale. Insomma, c'è ancora molto da fare, però c'è tanto margine, diciamo, di positività dentro le storie che ha incontrato, dentro le persone che continua ad incontrare ogni giorno, soprattutto nelle scuole, mi viene da aggiungere, Daniele. Assolutamente, tu sei un lettore acuto. Grazie. Hai citato la storia che è stata all'inizio del libro, io sono partito da lì ed è il centro, è anche la storia più lunga, diciamo, tra le 16, perché Germano Nicolini, che molti conoscono come il comandante diavolo, è la storia che amano di più i ragazzi e le ragazze quando la racconto, e in questi anni di studio ho avuto modo poi di tornare molte volte a Correggio, di conoscere Fausto, il figlio, Francesca, la nipote, che portano avanti con forza, con grande intelligenza, questa storia. E secondo me qui, Francesco, c'è l'ultima, forse l'ultima cosa che possiamo accennare, e cioè che la resistenza non è finita, esatto, con la fine della guerra. Che gli uomini, no, che gli uomini e le donne che hanno partecipato alla resistenza e che hanno individuato attraverso quella lotta i valori che bisognava difendere, oltre ad averli fissati nella Costituzione, beh, li hanno difesi per tutta la vita, spesso come posso dire, apprezzati, esaltati per questo, ma anzi, molti dei partigiani e delle partigiane che hanno partecipato alla lotta alla resistenza sono stati perseguitati. Nel caso di Germano Nicolini è una storia che dura 100 anni, perché Germano Nicolini ha avuto la forza morale e fisica di resistere così a lungo, ma lui ha dovuto difendersi e difendere la resistenza e il suo operato per tantissimi anni prima di essere riconosciuto come un uomo retto,
come nuovo giusto, poi chi leggerà il libro magari avrà modo di entrare nel merito, però ecco, questa credo sia un'altra consegna. Le ragazze e ragazzi spesso sono abituate a delle narrazioni brevi, per esempio quelle dei film, nelle quali un eroe alla fine di tante avventure riesce ad imporsi e tutto il mondo, diciamo, è risanato, e invece noi sappiamo bene che le sfide si ripresentano spesso identiche a se stesse, che dobbiamo avere la forza di riaffrontare gli stessi problemi, però se conosciamo il passato e ragioniamo insieme agli altri abbiamo qualche strumento in più per affrontarle. Appunto, e tante storie assolutamente contenute dentro questo libro, Una bella resistenza. Le donne sono state le prime ad opporsi, e insomma arriva dal sud Italia, diciamo, un movimento di grande coraggio. Le caricature, vi suggerisco anche la lettura del capitolo dedicato al grande caricaturista Giuseppe Scarlini, il re nudo. Insomma, ci sono tante ragioni per poter leggere questo meraviglioso Una bella resistenza, un viaggio per l'Italia attraverso storie, incontri, memorie di Daniele Aristarco. Questa è la copertina, pubblicato da Mondadori. Daniele, io ti ringrazio davvero per essere stato qui, spero sia stato un buon tempo anche per te, e spero, insomma, a presto. Grazie ancora, Daniele. Grazie a te, è davvero sempre un piacere. Permettimi solo di citare le illustrazioni di Sara Cimarosti, che accompagnano il libro, sono uno strumento molto efficace. Uno strumento molto efficace che cadenza in maniera molto davvero opportuna i vari capitoli. Daniele, grazie ancora allora, e spero a presto, insomma. Grazie, buon lavoro e buon Natale, se si può dire anche questo, insomma. Anche a te e a chi ci ascolta. Grazie, ciao Daniele. Intanto Josh Rose, questo è Christmas Songs.